Intanto buonasera a tutti, benvenuti. Oggi l'argomento appunto è quello delle persone con disabilità nel mondo della Chiesa e siccome qui la rassegna parla di protagonismo, noi ci siamo chiesti se le persone con disabilità sono protagoniste anche all'interno del mondo della Chiesa. Devo dire che ci ho tenuto molto a questo convegno. Infatti l'ho proposto io, ho detto non si parla mai delle persone con disabilità nel mondo della Chiesa, eppure le persone con disabilità stanno molto all'interno del mondo della Chiesa, no? Forse sarebbe il caso di affrontare questo discorso. E allora all'interno di questa rassegna che è iniziata il 3 dicembre, che si chiama appunto Rompiamo le barriere e apriamo le porte all'inclusione sociale, abbiamo inserito anche questo convegno con tanti altri argomenti, perché stiamo affrontando i diversi argomenti che in qualche modo si incrociano con la vita delle persone con disabilità. Per cui oggi affrontiamo, qui abbiamo qualcuno che ci aiuta ad affrontare questo discorso e io lascio subito il microfono, anche perché se devo dire qualcosa su questo argomento preferisco dirlo dopo. Grazie. Grazie, grazie. Allora, io anzitutto ringraziare i presenti perché mi sembra giusto e doveroso ringraziarvi per la partecipazione. Speriamo di esaudire un pochino quelle che sono le premesse che ha fatto, che ha detto Nunzia. Allora, io vorrei iniziare con delle slide. Noi l'abbiamo pensato come unitarsi ed è giusto che chi partecipa al convegno conosca un pochino che cos'è l'unitarsi, no? Anche se la maggior parte di voi vive e fa parte dell'unitarsi. Quindi, ecco, l'unitarsi, possiamo leggere Unione Nazionale Italiana, Trasporto Ammalati, Lourdes, Santuari Italiani. Allora, chi siamo? L'unitarsi, chi è l'unitarsi? È un'associazione di fedeli, uomini e donne, sani, ammalati, senza distinzione di età, cultura, posizione economica, sociale e professionale a carattere nazionale, con sede a Roma, oggi articolata per necessità operativa in 19 sezioni, quindi due delegazioni estere, che è Malta e Repubblica di San Marino, 280 sottosezioni, gruppi locali che operano appunto nel campo diocesano. Allora, l'unità è nata nel 1903, il fondatore è Giovanni Battista Tomassi e dopo più che 20 anni partecipò al suo primo pellegrinaggio, era affetto da una forma di artrite deformante, reversibile, che lo costringeva in carrozzella da quasi 10 anni. Molto sofferente nel corpo e nello spirito per la sua ribellione a Dio e alla Chiesa, quindi il suo preciso intento era di giungere dinanzi alla corte di Massa Bielo e, qualora non avesse ottenuto la guarigione, togliersi la vita con un gesto eclatante, clamoroso. Ma questo non accadde perché davanti alla grotta dove l'Immacolata era apparsa Santa Bernadette venne colpito alla presenza dei volontari e dal loro amorevole servizio, vedendo quanto la condivisione dei volontari regalava conforto, speranza e serenità ai sofferenti. Quindi Giovanni Battista Tomassi è rientrato a Roma e, seguendo i suggerimenti e i consigli di Don Angelo Roncalli, poi Papa, che viene Papa, si adopera attivamente per fondare l'associazione. Quindi la nostra missione è quindi essere uno strumento di carità operativa e di carità creativa nelle mani del Signore. Quindi quella dell'Unitarsi è una storia di servizio che dal 1903, anno della sua fondazione, si è sempre alimentata nel desiderio di essere uno strumento delle mani di Dio per portare la speranza dove c'è disperazione, un sorriso dove regna la tristezza. I pellegrinaggi. Ogni anno, come ormai da quasi 110 anni, l'Unitarsi organizza il pellegrinaggio verso i luoghi più significativi della storia cristiana, perché cresca la speranza e si possa scegliere ogni giorno di condividere un cammino associativo di solidarietà e di amicizia. Per questo è l'Unitarsi, una straordinaria esperienza associativa di cammino insieme, un'amicizia che è capace di accompagnare tutti, abili e disabili, verso i santuari più famosi del mondo, alla riscoperta della bellezza della vita e dell'amore di Dio. Nata con un carisma iniziale di accompagnare gli ammalati al santuario di Lourdes, successivamente l'Unitarsi organizza i pellegrinaggi in santuari mariani, in
internazionale come Fatima, Bernet, Terra Santa e nazionale di Loreto, Siracusa e San Giovanni Rotondo. Inoltre le associazioni e le sottosezioni organizzano proprio pellegrinaggi nei santuari mariani della regione d'appartenenza. I nostri progetti. Allora, la condivisione che lo stile di vita del Mutarsi ci porta a camminare insieme ogni giorno, anche quando il pellegrinaggio è finito. Per questo l'associazione fin dal 2001 si è impegnata in una serie di progetti a livello nazionale per migliorare la vita di chi ha più bisogno di chi è solo, di chi attraversa dei periodi di difficoltà, di chi ha bisogno di amore e di calore. Quindi il progetto bambini che si fanno ogni 2 anni, si fanno pellegrinaggi in giro per il mondo, le case famiglie dove servono, nelle città più importanti, dove sono gli ospedali, girano gli ospedali, le case vacanze che, come voi ben sapete, noi qui non abbiamo case vacanze, però soffriamo dell'istituto agrario che è a Gizzeria, che di tanto in tanto ne soffriamo appunto per fare le vacanze ai nostri amici. E poi le attività, eventi, formazione, cammini di preghiera. In tutte le nostre attività che effettivamente facciamo durante l'anno. Allora, io mi presento, sono Gino Benvenuto, presidente dell'Unitarsi dell'Associazione della Media Terme, per chi non mi conosce ancora. E visto che questo convegno è stato affidato a noi, che ha il titolo Persone con disabilità, protagonista anche nella Chiesa, quindi punto di domanda. Allora, la mia personale riflessione sul tema prende spunto da un incontro che ho avuto col Santo Padre negli ultimi tempi. Quindi un Papa quindi in attesa dei gesti forti, simbolici, esibiti con semplicità e allegria, ci ha stupito sin dai primi giorni del suo papato, anche per l'inclusione costante della disabilità nel suo raggio di azione. Quindi ancora più vi ricordo in me l'incontro dell'Unitarsi con Papa Francesco appena un mese fa, nell'Aula Paolo VI. Quindi ancora impressa nelle nostre menti la naturalezza dei gesti affettuosi che Francesco ha riservato solo a loro, ai disabili. Quindi che cosa vuole dirci con questi gesti Papa Francesco? Si tratta solo di un'attenzione agli ultimi? A me piace pensare che si possa invece aprire una stagione di fertile riflessione per i laici e per i credenti sul tema della modalità, sul tema delle modalità di attenzione al mondo della disabilità e sulla necessità di una vera integrazione delle persone con disabilità anche nelle comunità ecclesiali, al pari di quella sociale, operando nelle scuole e nella società civile. Dice il Papa Francesco, il contesto culturale e sociale di oggi è piuttosto incline a nascondere la fragilità fisica, a ritenerla soltanto come un problema che richiede rassegnazione e pietismo, o a volte scarto delle persone. L'Unitarsi è chiamata a essere segno profetico e andare contro questa logica mondana, la logica dello scarto, aiutando i sofferenti a essere protagonisti nella società, nella Chiesa e anche nella stessa associazione. Per favorire il reale inserimento dei malati nella comunità cristiana e suscitare loro un forte senso di appartenenza, è necessaria una pastorale inclusiva nelle parrocchie e nelle associazioni. Si tratta di valorizzare realmente la presenza e le testimonianze delle persone fragili e sofferenti, non solo come destinatari dell'opera evangelizzatrice, ma come soggetti attivi di questa stessa azione apostolica. Quindi Papa Francesco ci invita a dare un ruolo specifico ai fratelli ammalati nella parrocchia e in ogni ambito sociale, anzi, ad assegnare un ruolo da protagonisti all'interno della Chiesa. Essi, come tutti quanti gli altri, hanno il diritto di essere integrati nella comunità e questa deve accoglierli come un dono, non soltanto come destinatari, ma come soggetti attivi di evangelizzazione e ricchezza per tutta la parrocchia. La scelta a favore dei disabili è prima di tutto segno caratteristico della venuta del Regno di Dio, della sua presenza nella storia mediante Gesù. L'accoglienza e l'evangelizzazione delle persone disabili realizza così in modo diretto la sintesi tra Vangelo e carità. È bello immaginare una Chiesa in cui tutti possono essere protagonisti, prendere la parola, portare la propria ricchezza, in cui, come ci ricorda San Paolo, si portano gli uni i pesi degli altri.
e tutti siamo attenti a cogliere nella parola e nella presenza dell'altro la vicinanza, la tenerezza di Dio che si china su di noi. Se da una parte la Chiesa e le organizzazioni nate al suo interno si devono impegnare in percorsi pastorali di accoglienza dei disabili per una crescente integrazione in questo ambito, con altrettanta forza devono puntare in direzione dell'autonomia personale, del miglioramento individuale delle condizioni di vita, nella valorizzazione dei desideri, dei diritti e non solo dei bisogni più evidenti. Quindi rileggere una pastorale della disabilità alla luce dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità rappresenta senza dubbio quel salto di qualità che lo stesso Papa Francesco ci invita a fare con le sue parole e soprattutto con i suoi gesti. Per noi italiani un viaggio a Lourdes è sicuramente un'esperienza importante, ma il miracolo è quello di costruire una vita degna di essere vissuta, anche quando sembra più difficile, mettendo la persona in grado di decidere liberamente, senza condizionamenti di alcun genere, quale percorso compiere per la propria emancipazione dall'etica. Il miracolo è fare in modo che, come dice Papa Francesco, i disabili non si considerano solo oggetto di solidarietà e di carità, ma inseriti a pieno titolo nella vita e nella missione della Chiesa. Ora, al mio tavolo ovviamente c'è Don Isidoro, che è il nostro assistente spirituale, e poi alcuni personaggi che gravitano nel mondo della nostra associazione che faranno la loro testimonianza. E passo la parola a Don Isidoro. Allora, io mi alzo, va bene? Sì, meglio. Mi ha presentato, a parte che guardandoci un po' in viso mi conoscete, ci conosciamo, quindi, ma mi ha presentato Gino, cioè in quanto assistente dell'Unitas. Ecco, io comincerei con due passi della scrittura. Uno lo prendo dal libro della Genesi, al capitolo 1. Che recita così: Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò, Dio li benedisse. L'altro passo lo prendo dal libro dell'Esodo, recita così: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti, conosco infatti le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo, dice il Signore. Ecco, Dio non ha mai ritirato la sua benedizione da chi è stato creato a sua immagine e somiglianza, anche quando egli pare dimenticarsene o quando l'immagine dell'uomo, si intende, perché affetto da disabilità o per libera scelta, pare che non sia rispondente appunto a questa immagine e somiglianza di Dio. Questo è molto importante, no? È come una premessa, ecco, che siamo chiamati a fare, cioè che Dio non ha mai ritirato la sua benedizione da chi è stato creato a sua immagine e somiglianza. Anzi, cerca tutti con il suo amore tenero e universale per tutti, ma specialmente per coloro che sono deboli, limitati, senza voce, per coloro che sono affetti di più dal limite nel loro corpo e nelle loro facoltà intellettive. Dio entra nella vita dell'uomo anche perché la fragilità, la malattia, il dolore, la disabilità, la solitudine, la morte stessa sono viste, attenti a questo passaggio, come ingiustizie da parte di Dio. Cioè Dio le vede come ingiustizie, ma è proprio il peccato che lo vogliamo definire in questo contesto abuso di libertà. È proprio il peccato a causare la drammaticità di tale limite. Ci capiamo? Quindi se il peccato, ripeto, in quanto abuso di libertà, ha causato la paura di amare, il nascondersi da Dio,
il rifiuto del dialogo tra il creatore e la creatura e ha sconvolto questo rapporto, e non solo con Dio, ma con gli altri e con il cosmo. E tutti ricordiamo quanto ci viene detto, no? Nella Genesi, dall'autore sacro. L'uomo e la donna si scoprono nudi e hanno paura di Dio. Questa è la cosa tremenda. Cioè l'uomo e la donna hanno paura di Dio e si nascondono, ma Dio, ricordate, quel dove sei? Dio va alla ricerca dell'uomo, non lo lascia da solo. Allora vi dicevo, se il peccato però ha causato la paura di amare e quindi di nascondersi da Dio, eccetera, dobbiamo dire anche che il peccato, con tutte le sue conseguenze e responsabilità, anche se ha potuto offuscare, non ha annientato l'immagine di Dio che Dio stesso ha benedetto sin dall'inizio, è chiaro? Questo vi ho letto, no? Quei due versetti della Genesi. Quindi, anche nel limite, lo splendore di Dio viene rivelato nella sua grandezza, perché a motivo della dignità umana di cui ognuno è rivestito, tutti, pur con i propri limiti, manifestano il volto di Dio. Giovanni XXIII, nella Pace in Terris, il beato Giovanni XXIII, che come sappiamo ormai fra qualche mese insieme a Giovanni Paolo II verrà, piacendo a Dio, proclamato santo, sia uno che l'altro, pensate, scriveva così: non esistono esseri superiori per natura, non esistono esseri inferiori per natura, ma tutti uguali per dignità morale. Quindi il limite è stato preso da Gesù. Questo è bellissimo. E quando è che il limite è stato preso da Gesù? Con la sua incarnazione. E nell'annientamento assoluto e nella solitudine anche assoluta, cioè nell'essere considerato nulla sulla croce, si intende, anzi solo o proprio, ha rivelato la profondità dell'amore vero che è sempre e solo dono. Con la passione e la croce sperimenta e condivide in pieno il dramma più grande delle persone con disabilità. È chiaro? Dalla croce Gesù che cosa fa? Dona il suo spirito, sia ritornando al Padre. Ricordate le parole di Gesù, no? Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, ma anche inviando il Consolatore per fortificare gli uomini di fronte alla loro fragilità, debolezza, senso di smarrimento, solitudine, e assicurarli che la disabilità è il luogo dell'amore vero, che si dona continuamente e che rivela il mistero di Dio e dell'uomo all'uomo. Ed è sulla croce che si rivela in modo definitivo e pieno figlio di Dio, dando la speranza, certezza del coinvolgimento di Dio con l'uomo. Nell'obbedienza della croce egli viene esaltato. Ricordate quanto ci dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, quel bellissimo inno: non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ricordate, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo in tutto, eccetto il peccato, a noi, obbediente fino alla morte di croce. Per questo, dice Paolo, Dio lo ha esaltato. Bellissimo, no? E gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. E dinanzi al nome di Gesù
dice sempre Paolo, ogni ginocchio si piega, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclama che Gesù è il Signore. La croce allora diventa icona della resurrezione. Attenti, è importante questo passaggio. La croce diventa icona della risurrezione. Cioè la risurrezione è la risposta del Padre alla scelta del Figlio che ha avuto fiducia in Lui anche sulla croce. Dio cioè non abbandona suo Figlio alla morte di croce. La Chiesa allora continua la missione di Cristo svelando queste ricchezze alla società che molte volte invece è indifferente al grido delle persone con disabilità. Ecco, ho voluto fare questa come una premessa, adesso mi collego al tema, no, del convegno. Cioè la società, ma non faccio chissà quale scoperta, questo come dire lo sappiamo e lo soprattutto sperimentiamo, no, tutti. La società spesso tende a risolvere questo, fatemi passare il termine, problema, ma io vi dico la verità, chi mi conosce sa, non è una frase nuova, perché ogni tanto quando mi capita la vado ripetendo, io, a me piace dire questo riguardo alla vita, che poi mi è difficile insomma viverla sulla mia pelle questa frase, sono, vi confesso, ma comunque ne sono però profondamente convinto della sua validità. Cioè la frase è questa, che la vita non è un problema da risolvere, ma è un mistero da vivere. Non so se è chiaro, mi sto stancando. No, è bravo così. E allora riprendo, la società spesso tende a risolvere questo problema, chiamiamolo adesso così per comodità di termini, sia con l'indifferenza e sia reagendo contro la disabilità con violenza, annientando la persona con disabilità, perché essa scardina i parametri di una società che ha appunto per parametri l'egoismo, la paura, ma che essa società basa sul profitto, il dominio degli altri, e non guarda a come migliorare la vita delle persone con disabilità. Ecco, la Chiesa, penso che questo passaggio sia un po' come dire il cuore di questo mio semplice intervento. La Chiesa, per essere veramente sposa di Cristo, perché tale è, ma per essere veramente sposa di Cristo, deve considerare la persona con disabilità e quanti ruotano intorno a lei come luogo teologico, dove Dio opera le sue meraviglie, realizza il suo amore per l'uomo e invita la comunità a conversione e ad un discernimento dei valori evangelici. Mi è piaciuta molto questa espressione, cioè luogo teologico. Noi invece siamo abituati, quando parliamo di luogo, siamo abituati chiaramente a contestualizzare un discorso geografico, siamo qui in questo salone della Chiesa del Rosario per capirci, no? Ecco perché è legato a un discorso anche di fisicità. Ecco, luogo teologico invece è la persona con disabilità, cioè capiamo benissimo, teologico ci richiama subito, no? Dio, allora luogo dell'incontro con Dio, semplicemente, è il luogo di incontro con il Signore, con Dio. Le persone con disabilità quindi sono soggetto protagonista di pastorale,
perché tutti i membri del popolo di Dio sono soggetti dell'intera azione ecclesiale. Esse offrono un contributo di speranza e di amore alla storia umana, rivelano all'uomo quello che l'uomo è. Una delle quattro costituzioni del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, al numero 35, adesso forse per noi certe cose adesso, ma magari speriamo a diventare un po' non scontate ma acquisite, ma forse ancora non tanto. Però pensate, la Gaudium et Spes diceva: la persona vale per quello che è e non per ciò che ha o sa fare. Riflettiamo un attimo, ripeto, dovrebbe essere una cosa acquisita già questo, ma possiamo dire che è scontata, secondo me no. Specialmente in una società dove quello che conta è la bellezza fisica, la ricerca del potere e del primato sugli altri. Non solo con la testimonianza della loro vita, ma anche per le attività che possono svolgere secondo le loro possibilità, le persone con disabilità sono soggetti attivi di pastorale. Esse stesse possono comunicare il tesoro della fede e guidare tutti alla comunione con il Padre in Gesù per mezzo dello Spirito. Non solo, le persone con disabilità sono destinatarie dell'annuncio del Vangelo, ma a loro volta annunciano con la propria vita e missione il Vangelo. La loro disabilità, redenta dalla morte e risurrezione di Gesù, le rende missionarie a livello immediato, intuitivo e non, attenti, riflesso dei veri valori dell'umanità: fiducia, solidarietà, condivisione, ascolto, accettazione, interdipendenza, immediatezza, fratellanza, gioia e amore. Capite? È molto importante secondo me anche quest'altro passaggio, perché noi tante volte ci siamo, non vi distraete. Allora, secondo me questo passaggio è importante, quindi è nonno per riflesso, perché noi tante volte pensiamo che sia, ecco, no? Che è come se uno vivesse all'ombra dell'altro. No, non è così. La Chiesa non lo vede così. Allora, nell'annuncio e testimonianza che danno con la loro vita, con l'offerta della loro vita insieme all'offerta liturgica di Cristo al Padre nello Spirito, e con il servizio al corpo di Cristo che è la Chiesa e a tutti gli uomini, le persone con disabilità contribuiscono, secondo la vocazione ricevuta da Dio, alla crescita e alla comunione del popolo di Dio e della Chiesa. Ma a questo punto sorge una domanda: ma la Chiesa fa ciò? La Chiesa fa questo? Allora, diamoci una risposta, però la risposta io adesso, come dire, cerco, ve la propongo in chiave, diciamo così, positiva, ma è chiaro che noi, ognuno di noi, interrogandosi anche come Chiesa, noi a cominciare come associazione dell'Unità, ma anche come Chiesa, io sono anche pastore, diacono, parroco, eccetera, è che è chiaro che nel momento in cui la proponiamo a livello positivo, però chiediamoci: la Chiesa fa questo? Ma se non lo fa, vuol dire che allora non risponde alla propria vocazione e missione. Allora, per esempio, proclama la verità sull'uomo, la dignità, il valore assoluto di ogni persona, di ogni condizione e stato, delle persone con disabilità, per il fatto che sono persone create a immagine e somiglianza di Dio, redente da Cristo e glorificate da Dio. Cioè, io adesso, è come si registra, la Chiesa fa questo? È chiaro che ognuno di noi dice: ma lo fa veramente? Eccola, poi ci dobbiamo interrogare.
Notate che non stiamo qui né a puntare il dito, né però nello stesso tempo a tirarci indietro dalle nostre responsabilità. Ancora, la Chiesa che cosa fa? Promuove con scelte coraggiose e profetiche la vita e il rispetto della vita di chi è debole, fragile, senza voce, delle persone con disabilità. Ripeto, non c'è un interrogativo, non c'è un punto interrogativo qui, c'è una constatazione, però noi ci chiediamo. Ancora, la Chiesa cosa fa per la disabilità? Fa azione sia interna che esterna per la piena accettazione e integrazione delle persone con disabilità. Punto. Offre loro e alle loro famiglie solidarietà, partecipazione, prossimità e compassione autentica. Sarà vero questo? Succede? Considera le persone con disabilità come protagonisti, come soggetti dell'opera di evangelizzazione. Ancora, dà la certezza a tutti di essere amati da Dio. Ci stiamo facendo ognuno, come dire, una sorta, siamo per deformazione professionale, dico esame di coscienza, quindi in questo senso. Allora, ancora, si riconcilia con le persone con disabilità e con le loro famiglie, chiedendo perdono per le incertezze, i ritardi, le mancanze di carità, le situazioni di solidarietà, indifferenza, singole e comuni verso di loro. Ancora, rimuove le barriere fisiche, architettoniche, mentali e ideologiche, di comunicazione e di linguaggio che bloccano la piena integrazione della persona con disabilità nella vita della Chiesa e della società. Favorisce la partecipazione delle persone con disabilità all'azione liturgica, a tutti i sacramenti e alla vita della Chiesa secondo la vocazione di ognuno, anche per quanto riguarda il matrimonio, il ministero sacerdotale e la vita consacrata. Prepara persone con disabilità ad essere catechisti, ma catechisti qualificati del mistero della fede per annunciarlo adeguatamente. Prepara con un cambio di mentalità i futuri pastori, sacerdoti e diaconi e quanti offriranno il loro servizio, e qui penso ai seminari, ai luoghi di formazione, capite? Non diamole per scontate certe cose. I sacerdoti, io mo sono un po' di anni ormai, ma i sacerdoti no, che usciamo, siamo usciti, che escono dai seminari. La Chiesa prepara con cambio di mentalità questi futuri pastori, sacerdoti e quanti offriranno al loro servizio, ecco, il ministero delle persone con disabilità in modo appropriato, rispettoso, promuovendo la loro dignità di figli e di figlie di Dio. Sto terminando, Trova con creatività, in modo profetico, soluzioni che integrino la persona con disabilità nel mondo del lavoro, specialmente dove si guarda solo alla produttività, alla libera concorrenza, alla competizione, all'efficienza, all'affermazione di sé, al successo come criteri di progresso, lasciando da parte le persone con disabilità che non rientrano in questi parametri. Ho sbagliato. Ho messo un punto interrogativo che non c'era. Collaborare con le strutture, la Chiesa fa questo. Adesso l'ultima, ecco, io dico in modo affermativo, però ripeto, la Chiesa che cosa continua a fare? Collabora con le strutture e le organizzazioni sociopolitiche e culturali per la promozione delle persone con disabilità
ed offrire proposte alternative qualora i metodi e gli scopi offerti non riflettono la dignità della persona, lavorando in modo che tali strutture e organizzazioni vengono trasformate dall'interno, anche condannando proposte e soluzioni degradanti, riaffermando così la verità sul destino dell'uomo. Un ultimo passaggio, anche se qua ci sarebbe da dire, ma soltanto così a un passaggio. Le persone con disabilità sono anche soggetto attivo e destinatario di evangelizzazione e di catechesi. Cioè la Chiesa annuncia e spiega la parola, e la catechesi è un impegno di tutti, anche delle persone con disabilità. Le persone con disabilità parlano alla Chiesa e la Chiesa catechizza le persone con disabilità. Concludendo, ecco, voglio riportare le parole che Papa Francesco, ecco, Gino prima proprio accennava a questo bellissimo incontro che tanti di voi avete avuto nell'aula Paolo VI, ecco, un po' di giorni fa, ecco, che Papa Francesco ha rivolto alla comunità appunto dell'Unitarsi, che si è incontrata con lui in occasione dei 110 anni della fondazione. E Papa Francesco diceva questo: l'Unitarsi è chiamata ad essere segno profetico e andare contro la logica mondana, la logica dello scarto, aiutando i sofferenti ad essere protagonisti nella società, nella Chiesa e anche nella stessa associazione. Per favorire il reale inserimento dei malati nella comunità cristiana e suscitare in loro un forte senso di appartenenza è necessaria una pastorale inclusiva nelle parrocchie e nelle associazioni. Si tratta, ha proseguito Papa Francesco, di valorizzare realmente la presenza e la testimonianza delle persone fragili e sofferenti, non solo come destinatari dell'opera evangelizzatrice, ma come soggetti attivi di questa stessa azione apostolica. E ancora, il Papa ha esortato l'Unitarsi, ma possiamo estendere questa sua esortazione a ciascuno di noi: non scoraggiatevi per le difficoltà e la stanchezza, ma continuate a donare tempo, sorriso e amore ai fratelli e alle sorelle che ne hanno bisogno. Ogni persona malata e fragile possa vedere, diceva sempre il Papa, nel vostro volto il volto di Gesù, e anche voi possiate riconoscere nella persona sofferente la carne di Cristo. Mi avrei finito. Ora darei la parola a Simona. Simona, che forse tutti la conoscete e vive l'esperienza nella nostra associazione, ma so che è mischiata in tante associazioni, non so nemmeno per incominciare. Do la parola a lei. Ora, tenni paese.
una domanda. Scusatemi se non dico come facciamo a parlare del sociale se pretendiamo che nelle associazioni in cui ma non lo è, vi posso assicurare che non lo è, perché ci si
cammina in mille situazioni diverse, in mille modi di fare, di pensare che appartengono ad ognuno di noi. Comunque fare questo cammino, questa accoglienza che ho ricevuto, questa esperienza che io, grazie a Dio, sono riuscita a fare, mi ha fatto vedere che mi ha portato a vivere una vita nella normalità, perché è vero che la disabilità non ce l'ho io in prima persona, ma mi considero lo stesso una persona disabile perché ho tanti limiti anch'io. Però vivere accanto ad una persona con disabilità ti comporta tanti sacrifici, tanti oneri nello stesso tempo. Questi oneri, questi pesi, io ho avuto persone che l'hanno condiviso con me in maniera molto tacita, senza giudicarmi, senza darmi consigli o quei consigli giusti e limitati, nel rispetto della persona e della situazione che viviamo come famiglia. Per cui oggi ci porta a ringraziare il Signore della disabilità di Antonino. Sembra una cosa assurda, no? Dici, come, ringrazio il Signore per avere un figlio disabile. Bene, sì, io lo ringrazio perché oggi non posso pensare ad una vita diversa. La mia vita ha acquisito un valore diverso, per cui ciò che vi voglio lasciare lo lascio prima ancora a me stessa come testimonianza, è il fatto che più che parlare della malattia di una persona, del suo essere, bisogna stare a guardarla, ad ascoltarla, a viverla, perché solo così loro sono il primo specchio di noi stessi. E quindi guardando a queste persone noi riusciamo veramente a capire il senso della vita. Grazie. Ora passare la parola a Carlo, Eladisso, Simona, Rosanna, Carlo che è il mio vicepresidente tra l'altro e che comunque fa una testimonianza da socio che partecipa attivamente alla vita dell'associazione. Buonasera a tutti, io sono Carlo, un socio dell'Unitalsi. La mia esperienza nell'Unitalsi e di conseguenza nel mondo della disabilità è iniziata più di 20 anni fa, e quasi per gioco e più per curiosità. Successivamente però si è trasformata in un'esperienza cristiana, seguendo sempre più l'esempio del servizio che Cristo ci ha dato lavando i piedi agli Apostoli e consegnandoci il comandamento nuovo affinché ciascuno possa amare il prossimo come lui ha amato noi. Nell'Unitalsi il mio prossimo è la persona con disabilità, colui che mi sta vicino e che mi viene accanto nella vita per poter fare un cammino di fede insieme, crescendo vicendevolmente. Proprio questo cammino formativo alla sequela di Gesù ci ha permesso e mi ha permesso di valorizzare dimensioni differenti che mi ha interrogato e ha posto in me il seme di un cambiamento di prospettiva importante. Nel corso degli anni ho imparato che, come dice il nostro presidente nazionale Pagliuca, occorre uscire dalla logica in cui io volontario risolvo il tuo disagio per abbracciare come socio ed indipendentemente dalla condizione fisica una dimensione di corresponsabilità nel miglioramento della propria esistenza. Le diverse attività svolte nel corso degli anni, prima fra tutte il campo estivo a Falerna, mi ha sempre più dato la conferma che la condivisione dei momenti di vita quotidiana è alla base del rapporto personale con la persona disabile, perché la condivisione, cioè il dividere con, presuppone il coinvolgimento di almeno due persone, quindi non più
io risolvo i tuoi problemi, ma insieme all'altro affronto la vita. È in quest'ottica che l'Unitazzi negli anni ha voluto attuare dei cambiamenti radicali, scaturiti dall'esigenza di cambiamento voluta da noi soci fondamentalmente, perché dopo un primo momento in cui si dava risposta ai bisogni primari delle persone con disabilità, abbiamo capito che bisognava andare oltre e anche noi alla Lamezia abbiamo avvertito questa esigenza, creando così nuovi progetti e nuove attività per non restare ancorati al solo pellegrinaggio al Lourdes, che per quanto perno e fulcro principale delle nostre attività, rischiava di essere riduttivo per la nostra esperienza di fede cristiana, che ci chiama ad essere sempre accanto all'altro, non davanti e né dietro, accanto. E quindi nel quotidiano non ci bastava più una settimana all'anno. Infatti, questo per inciso, le diverse attività, tipo il laboratorio del sabato, venne proposto proprio da noi soci, perché sentivamo il bisogno di condividere le giornate, diciamo, durante tutto l'anno sociale, non solo il campo estivo, i 15 giorni a Lourdes, a Falerna, e il viaggio a Lourdes. Per finire, io ho un dubbio, diciamo, non lo so, nel senso che il rischio che vedo in me è quello di diventare professionista del volontariato. E per quanto mi riguarda, io cercherò di restare un discepolo alla scuola di Cristo. Una cosa so per certo, che se oggi sono qua, ora, con voi, lo devo sicuramente ai miei amici dell'Unitazzi, che mi hanno permesso ancora una volta di fare un cammino di fede insieme a loro. Grazie. Volevo fare una testimonianza a un insegnante di religione che ci ha permesso in questi anni di conoscere, di far conoscere a loro, ai ragazzi, ai loro insegnanti, la realtà che è quella dell'Unitazzi. Do la parola a Lucia. Grazie Gino, per me dopo le testimonianze è difficile dire qualcosa, ma porto la mia e la testimonianza che insieme alle mie colleghe e ai nostri alunni viviamo quotidianamente nel nostro istituto. Io sono un insegnante di religione, insegno al liceo Campanella di Lamezia Terme, sono una delle tre insegnanti. Non conoscevo né conoscevamo che cosa fosse l'Unitazzi se non per sentito dire. Ogni anno, soprattutto negli anni passati, come insegnanti di religione abbiamo presentato dei progetti, realizzando questi progetti poi con delle mete finali. Qualche anno fa abbiamo presentato come progetto un progetto dal titolo Maria e i luoghi delle apparizioni. Beh, questo è stato l'inizio, ma noi abbiamo letto poi in questo la chiamata veramente, altrimenti non ci sono altre spiegazioni. E ci siamo così rivolti, pensavamo di fare questo viaggio a Lourdes, ma era veramente qualcosa di ipotetico, inaccessibile, tre insegnanti di religione del liceo Campanella che vanno a Lourdes con i propri alunni, una cosa veramente impensabile. E pensavamo tra di noi, con le altre mie due colleghe, beh, ci rivolgiamo ad un'agenzia, ma allora poi si perde quello che è il senso del progetto stesso. Beh, tutto al più possiamo arrivare a Complento, a Dipodi, ma a Lourdes veramente è una meta irraggiungibile. Così per caso, veramente il Signore apre quelle vie, ti spalanca quelle porte, sei veramente strumento poi nelle sue mani. Mia figlia per caso va in questa associazione e allora mi viene a mente, dico, ma quest'unità si pare che organizza i treni bianchi, vediamo, rivolgiamoci, vediamo che fanno, che associazione è. Bene, questo è stato l'inizio veramente di un grande cammino. Abbiamo conosciuto questa grande famiglia che ormai ne facciamo parte,
questa grande famiglia che ormai è entrata anche nel nostro istituto. Ma la cosa bella qual è? Nel nostro istituto ci sono tanti alunni anche disabili, ma noi siamo stati uno strumento degli alunni, tra virgolette, normali, che sono stati strumento per accogliere l'altro come uno di loro. Infatti qualche anno fa c'erano dei problemi dal punto di vista dell'organizzazione degli assistenti sociali. Il preside ci chiamò da dire: chiamate i ragazzi di Lourdes, perché ormai vengono chiamati così, in maniera che facciano loro accoglienza per i ragazzi che hanno dei problemi, per i nostri amici disabili. Quindi veramente noi siamo uno strumento nelle mani del Signore. Alcuni di loro hanno rinunciato addirittura al viaggio di istruzione proprio per fare l'esperienza a Lourdes. Sul treno che cosa fanno i nostri alunni? Condividono le esperienze, le gioie, i momenti di difficoltà, i momenti di condivisione con tutti gli amici, non solo gli amici normali, ma soprattutto con gli amici che hanno dei problemi. Hanno partecipato anche al campo estivo, quindi abbiamo anche due rappresentanti. Alcuni di loro addirittura hanno rinunciato a festeggiare il compleanno dei 18 anni proprio per mettere da parte i soldi e pagarsi poi il viaggio a Lourdes. Io mi ero preparata una scaletta, ma non la leggo nemmeno perché mi sembra talmente inutile quello che ho scritto, perché proprio volevo esternare questa gioia che non è solo nostra, ma è di tutto l'istituto, iniziando dal nostro dirigente scolastico, i nostri colleghi, i collaboratori, il personale ATA, ma soprattutto i protagonisti sono i nostri alunni, che hanno dato veramente senso alla loro vita. Quest'anno, quando eravamo sul treno bianco, un'alunna mi fa: professore, ma la cosa che mi stupisce su questo vagone è che tutti hanno il sorriso, tutti sorridono. Dice: io che ho mille problemi, ma in questo momento sembra che i miei non sono niente. Tutti sorridono, dal pellegrino, dalla persona disabile, ma soprattutto i genitori delle persone che hanno dei problemi. Quindi vi ringrazio davvero pubblicamente, non l'abbiamo mai detto, qui c'è anche l'altra mia collega, ci sono i miei alunni, e ci avete veramente adottato, avete adottato anche la mia famiglia, ormai tutta la mia famiglia fa parte di voi, e le mie colleghe, i miei alunni, quindi grazie, ma ringrazio veramente Maria che è stata la timoniera di questo nostro progetto. E ripeto, siamo ancora uno strumento di Dio, ringraziamo quotidianamente a scuola la nostra, il nostro Signore e Maria, sua madre. Grazie. Noi, diciamo, come avremo finito, se c'è qualche testimonianza, sarebbe una domanda? Sì, prego, prego, prego. Ah, prego. Il nome perché così. No, perché se così ti conosciamo, io ti conosco, ma gli altri forse no. Personale,
fin da quando sono arrivata in Calabria, perché io non sono calabrese, il mio approccio non è stato con persone disabili. Io ho vissuto 10 anni insieme a Nunzia e tutti i giorni ho, insieme a Nunzia e ad altre persone disabili, e tutti i giorni ho contatto con tante altre persone disabili, bambini, adulti, giovani. Però il mio punto di partenza non è assolutamente la sofferenza, ma è la persona. La persona che, perché il contesto, la comunità non è organizzata nell'accoglienza, nel rispetto dei diritti di tutte le persone, allora sì, diventa handicap. Ma non è perché la persona disabile ha una qualsiasi tipo di disabilità deve essere a forza una persona sofferente. Cioè, non so se mi sono spiegata, forse sono un po' contorta, però il punto di partenza è diverso. E questa cosa io la ritrovo anche... Mo, stasera mi sono seduta e ho visto la vostra sigla, no? La sigla dell'Unitarsi. E mi sono chiesta, ma perché ammalati? Cioè, voglio dire, tante volte non ci rendiamo conto, ma anche il linguaggio è molto importante. Io non considero una persona disabile ammalata. Cioè, è una persona che ha un handicap, ha una disabilità fisica, mentale. Però io non ho mai visto, cioè non considero Nunzia una persona che soffre, perché Nunzia è realizzata, forse anche più di me. Cioè, le sofferenze ce le abbiamo tutti. Andrea, Marcello, finché ho condiviso la strada con loro, io non ho mai viste come persone sofferenti. O tante altre persone, Elisa, che qui in questa sala conosco. E questo è un aspetto, una riflessione che mi premeva, perché in tutti gli interventi ho sentito questo taglio. L'altra cosa che volevo chiedere è mi sono sempre chiesta, ma perché non ho mai incontrato una persona disabile, un prete disabile? La Chiesa, rispetto alla disabilità, non lo so, è una domanda che davvero pongo, ma se un giorno ho una persona disabile in carrozzina, cognitivamente a posto, chiedesse di diventare prete, è possibile? Allora, se possibile, volevo un attimo rispondere per quello che... Allora, per quanto riguarda la scritta, Ammalati è nata nel 1903, quindi stiamo parlando di 110 anni fa, insomma. E poi, comunque, anche la parola ammalati, siccome l'Unitazzi non ha un taglio per i disabili in quanto tali, ma per il mondo, diciamo, della sofferenza, tra virgolette, che è un termine che non piace... Però nel senso, con noi al mondo vengono anche malati terminali di tumore, vengono, ecco, in questo senso, non solo persone con disabilità, e quindi anche in questo senso la parola malati è stata inserita all'epoca. Un'altra cosa, diciamo, il termine sofferenza io non l'ho tanto sentito usare nei nostri interventi, anzi la professoressa ha detto che una sua alunna è rimasta colpita sul treno perché vedeva tutti gioire e tutti che sorridevano, che erano gioiosi, quindi non mi sembra che diciamo la sofferenza viene vista, cioè la persona disabile viene vista nella Chiesa come una persona sofferente. Tu volevi dire qualcosa? Volevo aggiungere una cosa. Durante il viaggio che abbiamo avuto è solamente una meta finale di questo progetto,
ma il nostro intento è proprio quello, come insegnanti di religione, quindi rappresentiamo la Chiesa a scuola, quella di educare i nostri alunni a considerare la persona in quanto tale, persona come essere veramente unico e ripetibile, con la sua dignità, e nessuno di noi poi ha diritto sui diritti degli altri naturalmente. E poi volevo dire, quando facciamo questa esperienza sul treno bianco, facciamo scrivere ai nostri alunni una specie di diario di bordo. Alcune volte le testimonianze sono proprio queste: professore, io sono una persona normale, magari faccio anche i capricci a casa per un paio di scarpe, mi arrabbio con mia mamma così, per una cosa da niente, ma la normale sono io, tra virgolette, non queste persone, perché da queste persone io sto ricevendo molto e io forse ho dato poco. Quanto un intervento? Prego, vieni, vieni. Allora, io ho ascoltato con molto interesse e devo dire una cosa, che a Gino che sta leggendo il mio libro, non so a che punto è arrivato, me la sono chiesta che punto era arrivato. Allora aspetto un'età, se l'hai già incrociato. Un'esperienza molto particolare anche con l'unità, anzi ormai un'età avanzata, per cui conosco anche abbastanza bene la storia dell'unità, anzi non l'ho vissuta alla Lamezia, l'ho vissuta in altri paesi, a Roma, l'ho vissuta a Roma, sono stata anche a Lourdes tre volte e perché l'ho incrociata all'interno della mia esperienza di istituzione totale al Conto Lungo di Roma, per cui è anche un'esperienza di istituzione totale gestita da religiosi. Un'esperienza, devo dire, molto negativa, ve lo dico, io ho scritto un libro proprio con la speranza che possa servire ad altre persone con disabilità di non andare a finire in questi istituti. Perché è l'opposto dell'inclusione, è l'esclusione, l'emarginazione, è la cancellazione della vita. E devo dire la verità, in quegli anni che ho fatto molta fatica a ritenermi una che credeva, cioè io la mia contestazione all'istituto è stata quella di smettere di fare tutto, di fare la comunione, di andare in chiesa, tutto quanto, anche perché era l'unica cosa che faceva effetto alle suore, per cui era l'unico modo per reagire ed era anche la cosa che mi ha mantenuto viva, devo dire la verità, no? 15 anni sono 15 anni, io sono entrata che avevo 10 anni, ne sono uscita che ne avevo 25, per cui è stata anche un'età, tutti sappiamo che l'adolescenza è sempre il periodo più complicato, no? Di queste cose. E per cui, signori miei, io lì, quando sono uscita dall'istituto, mi parlavano di preti, di suore, di chiesa, mi si affettavano i capelli, non ne volevo proprio sentire parlare. E a Lourdes, io ho detto, ci sono stata tre volte, e purtroppo con delle esperienze molto negative, no? Perché la prima volta avevo 10 anni, e vabbè, l'esperienza, il trauma che ho vissuto è stato che mi hanno buttato nella vasca, io ero una ragazzina e non capivo niente, mi hanno preso dei francesi che non capivo quello che dicevano, mi tiravano, mi tiravano le gambe, io urlavo perché mi facevano male, mi hanno buttato dentro questa vasca e mi hanno detto prega perché così guarisci. Io mi hanno portato e ho cominciato a battere i denti perché mi avevo freddo da morire e non sono riuscita a pensare a niente. E per molti anni mi sono portata dietro il fatto che io ero una persona con disabilità perché non avevo pregato dentro la vasca, no? E questo è una cosa
E le altre volte invece io sono andata a Lourdes perché la superiora dell'istituto mi mandava a Lourdes perché diceva che io ero indemoniata e dovevo riconquistare la fede. Per cui mi portava, e io non ci volevo andare, io vengevo come una disperata su quei treni, che non ci volevo andare, e questi che invece mi andavano per forza. E poi devo dire la verità, alla fine io pure ho avuto il mio miracolo da Lourdes. Il mio miracolo è stato questo, che ho incontrato una persona con disabilità, e tra l'altro poi siamo diventate molto amiche, è proprio morta quest'anno, che mi ha passato l'indirizzo e il nome di Don Franco Monterubianesi, fondatore della comunità di Capodarno, cui io ho scritto una lettera disperata e lui è venuto subito a prendermi e mi ha portato fuori. E sono uscita da quella situazione tremenda. Allora, io dopo sono andata a finire comunque in un altro luogo dove c'era un prete, non è che non c'erano, perché la comunità di Capodarno il fondatore è un prete, ma con una modalità di vita diversa, cioè mentre all'istituto mi si chiedeva di non fare niente, proprio di non fare niente, quando sono uscita mi si chiedeva invece di fare e mi affiancavano perché credevano che io potessi fare molto di più di quello che io ormai pensavo di fare, perché in 15 anni così, oggi mi meraviglio ancora che ho in qualche modo mantenuto una lucidità mentale, no? E per cui dopo poi da lì, solo 2 anni e mezzo dopo sono venuta in Calabria, sono appunto una delle fondatrici della comunità del progetto Sud. Io dopo ho ritrovato una mia dimensione di persona cattolica e cristiana, ma io l'ho ritrovata proprio in questa situazione dove la mia vita, la mia dignità ha recuperato un senso. Io ho capito che potevo fare delle cose, che potevo impegnarmi, che potevo essere attiva, e devo dire la verità che la dimensione più alta in questo senso io l'ho scoperta quando ho capito che potevo donare agli altri. Per me la conquista del diritto del dono è stato il massimo, anche perché io credo che per poter donare agli altri bisogna prima di tutto accettare se stessi. E questo è stato il percorso più duro, perché io ho dovuto accettare me stessa, che mi ero cancellata completamente. E ho dovuto fare un grosso lavoro su di me. E scrivere il libro Al di là dei girasoli a me è servito. Io l'ho scritto con l'idea che potesse servire agli altri, perché non cadessero nel tranello dell'istituzione totale che oggi si chiama RSA, Case Protette, State Attenti. Ma alla fine ho capito che ha servito soprattutto a me stessa, a rielaborare la mia storia e a capire che comunque anche con l'esperienza negativa oggi è un'esperienza valida, perché mi ha aiutato a comprendere meglio quello che è successo dopo, a dargli un valore maggiore. Io oggi è vero, Paola dice non sei più realizzata di me, è vero, io oggi sono una persona realizzata. Io oggi sfido chiunque a stare dietro ai miei tempi, a fare quello che io faccio. Credo che non sia una cosa facile per nessuno, e senz'altro non ci sono gambe o braccia che funzionano in questo senso. Io credo che non è che dobbiamo spaventarci di un corpo che magari non è come... Finché siamo lì a desiderare un corpo diverso dal nostro, perché pensiamo che si possono fare le cose solo in quel modo. Ecco, credo che questo è un modo di distruggerci. Invece no, dobbiamo pensare a quello che si può fare, perché io dico sempre che la vita è bella e va vissuta,
va vissuta fino in fondo e la felicità deve essere un obiettivo, sempre e comunque. Grazie. Altri interventi? Ho domande, anche se devo, che domanda da fare? Chiedo scusa, io sono Pino Sarfioni, papà di Antonio Sarfioni, ho fatto parte dell'Unitans, infatti nasco nell'Unitans, poi mi sono sposato, da lì è nato Antonio. Antonio è un ragazzo a primo tempo, insomma, che vive la sua normalità, poi scopriamo che ha una disabilità e qui esce un pochettino, mi accorgo, questa è una confessione che faccio stasera, insomma, e io, sapendo della disabilità di Antonio, insomma, non sto in piedi, allora, sapendo della disabilità di Antonio, insomma, nel primo tempo me la sono sentita, insomma, è che dico giusto perché deve capitare a me, insomma, ad Antonio, che male c'è, insomma, ma il fatto che già conoscevo l'ambiente unitarsiano, cioè la disabilità l'ho accettata un pochettino con, già mi sentivo forgiato, nel senso, avevo già un'ossatura fatta e quindi con mia moglie ne abbiamo parlato, in famiglia si è discusso, non ci sono problemi, pian piano si inizia a lavorare e così abbiamo fatto. Io che vi dico stasera due cose, voglio dire che nell'Unitans io sono stato bareliere, i ragazzi di Don Cesare li ho cresciuti, sono Gino, gli altri, tutti, li chiamavamo i ragazzi di Don Cesare. E con Don Cesare e la signora Luisa abbiamo fatto un percorso e dove l'Unitans di Lamezia, l'ho detto e lo ripeterò sempre, non era l'Unitans a livello nazionale dove si sentiva e si affiancava la persona disabile e il barelliere o la sorella vicina, quello gli diceva, gli confessava il suo stato di salute e il fratello e la sorella, insomma, gli diceva, sai, a me mi fa male la schiena, ho dolore, gli raccontassimo. Io non mi sono mai, mi ricordo sempre, non mi sono mai seduto a fianco alla persona con disabilità, mi ricordo, allora c'era Maria, Rosina, Franco, Elisa, e li ascoltavo e io cercavo di prendere da loro il loro vissuto e questo vissuto poi io l'ho applicato e poi nella mia famiglia, all'interno della mia famiglia e mi sono trovato bene, insomma io con Antonio ho detto dobbiamo essere protagonisti, cioè dobbiamo essere gli attori principali noi dobbiamo insegnare alla gente che cos'è la disabilità e come affrontarla, perché io vi ripeto, mi sono costruito piano piano, insomma, e capisco che chi si affaccia alla disabilità lo vede con un occhio, insomma, un pochettino timoroso. Vi voglio dire a voi che siete vicini, soprattutto di aiutare le famiglie. E come li potete aiutare qui? Ad esempio, l'insegnante prima ha parlato dell'inserimento scolastico, cose. Voi qua oggi vi trovate all'interno dell'unità, se una persona in gamba come Rosanna, che sa di tutto e di più. Cioè all'interno della scuola ci sono le varie figure, c'è l'insegnante di sostegno,
poi c'è l'assistenza scolastica, c'è il biglietto deve fare, c'è la sua figura, cioè voi sì, dovete fare il volontariato, ma nel volontariato non vi dovete, come dire, fare il lavoro, sostituire all'insegnante, sostituire all'assistente, insomma, non mi viene il termine esatto. Non vi dovete essere quelli che promotori, e come? Dicendo loro cosa devono fare, ad esempio per ottenere l'assistenza del figlio. Quello che avete capito? Cioè, in poche parole, quando vi riunite la sera, il sabato, prendete la figura come Rosana, insomma, bene, e vi spiega qual è, capito, che il ruolo dell'assistente o dell'insegnante scolastico. Io mi ricordo quando Antonio lo iscrisse alla scuola, e si avvicinò un signore, un certo Anthony Caruso, che faceva l'assistenza nelle scuole. Mi fa, vedi che vostro figlio c'è l'assistente scolastico. Io non l'ho mai chiesto. Sì, ma noi sai, c'è un'altra ragazza disabile lì, e lì l'assistente era pure con Antonio, cioè, a me non mi risulta, io non ci scrivo niente, e lui non ha avuto fino alle medie l'assistente scolastico. Poi naturalmente le sue condizioni sono aggravate, ma nelle superiori ha avuto l'assistente scolastico. Iscritto alla ragioneria, mi telefona il segretario dicendomi, ehi guarda che dopodomani scadono i termini per gli insegnanti di sostegno. Ma dice, che problema c'è? Mio figlio non ne ha bisogno. Come non ne ha bisogno? Si guarda che poi non c'è niente da fare, perché il ragazzo non può fare, non può andare dietro gli altri alunni, chi lo dice? Non si preoccupare, non ci sono problemi, non so, ci sarà il problema, si affronterà. Il succo, che vi voglio dire, che cioè, voi, io ho sempre detto a una persona intelligente che la cosa la potete dire. Cioè voi, quando vi ponete con la famiglia, vi dovete porre non con la cosa di dare l'assistenza, ma di dare promozione, nel senso, cioè, di essere persone che sanno le cose, no? Io non trovo i termini, sapete, io quello sono, tutti quello non riesco ad arrivare, non so i termini, questo ne so proprio sempre. E poi un'altra cosa che vi volevo dire, e all'interno qui della diocesi, ci sono delle associazioni familiari, tra cui il Girasole, che è un'associazione di genitori dei ragazzi disabili, e dove all'interno di questa associazione noi non facciamo altro che insieme sempre con la FISCI facciamo pure corsi di formazione. Ecco, vi volevo invitare a fare questi corsi di formazione anche voi, perché quando vi porrete davanti alle famiglie di porvi, come capite, per gente che la sa. Ok, scusate se sono stato lungo. Riguardo i ragazzi che si sono offerti di fare un ruolo non loro, quello degli assistenti scolastici al posto delle persone. Allora abbiamo seguito come sportello dell'Osservatorio Scuola della FISCI Calabria, perché all'interno dell'Associazione del Girasole esiste questo sportello che si occupa di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con un protocollo d'intesa appunto con la FISCI Calabria. E ad onor del vero erano gli anni in cui la provincia non si assumeva il suo compito, il suo ruolo, perché gli assistenti educativi e alle persone con disabilità nella provincia, questa è una figura che è di competenza della provincia stessa. Allora bisogna riconoscere ai ragazzi che hanno permesso come volontari, precisi adesso che si sono trovati per essere volontari del Unitarsi, hanno permesso ai ragazzi con disabilità di non mancare a scuola per un solo giorno, mentre in altri istituti sappiamo che venivano mandati a casa. E questo bisogna riconoscerlo.
Sì, infatti c'è Caterina che all'epoca ancora Vittorio andava a scuola. Lei stessa ha detto di non mandarla a scuola. E bisogna riconoscere questo, che hanno svolto un grande compito. È vero che non era di loro competenza, ma l'hanno svolto, hanno permesso ai ragazzi con disabilità di essere presenti a scuola, perché altrimenti non avrebbero potuto esserci. Una parola, però insieme a noi a tre mamme che abbiamo portato più di tutti, c'erano parecchi genitori e alla riunione del CIO nessuno ci ha appoggiato a noi tre che lottavamo per l'assistenza, perché i nostri ragazzi, tre ragazzi, erano peggio di tutti gli altri e le altre mamme se ne sono fischiate. Poi quando volta si sono trovate peggio. Purtroppo questo è sempre così, Caterina, questa purtroppo è una situazione che la verifichiamo sempre in ogni problema che si riscontra con la disabilità. E la lotta poi è sempre di pochi, bisogna ancora creare la cultura che la persona con disabilità non è solo ed esclusivamente della famiglia, ma che appartiene all'intera società. Sì, no, effettivamente, poi possiamo... Va bene, diciamo che le problematiche non è questa la sede per risolverle, c'è uno sportello, no Antonio, tu sei responsabile, no? Quindi c'è uno sportello dove rivolgersi, poi vediamo anche in seno alla nostra situazione se possiamo fare qualcosa per risolvere queste problematiche. Va bene, io ringrazio innanzitutto i relatori che hanno testimoniato la loro esperienza, ringrazio anche voi per la pazienza, siete stati molto attenti e questo mi ha fatto piacere, vuol dire che la cosa è stata interessante e che voi eravate interessati anche ad ascoltare. Noi ci vediamo, mi sembra il giorno 10 per il prossimo appunto, giorno 10 per un convegno sulla riabilitazione al Parco Peppino in passato, perfetto. E poi diciamo il giorno 10, poi mano a mano che andiamo avanti ci diamo gli appuntamenti, se no poi ci dimentichiamo. Quindi giorno 10 alle ore 18, no, alle ore 15, preciso. Alle ore 15, perfetto. Ok, grazie a tutti e buona serata.